È in uscita il libro Le serate di San Pietroburgo oggi, 56 frecce controrivoluzionarie, per l'editore Solfanelli. Abbiamo rivolto tre domande al dottor Giuseppe Brienza, uno dei due curatori, insieme a Matteo Orlando, direttore di Informazione Cattolica. Joseph de Maistre, 2 secoli non sono bastati per cancellarne la memoria? No, non sono bastati perché siamo ancora immersi in quel clima dell'illuminismo che ha portato all'individualismo che Papa Francesco ha anche riassunto in quella formula così efficace di globalizzazione dell'indifferenza. Perché una raccolta di scritti di così tanti autori, tutti diversi, nel nome dell'opera Le serate di San Pietroburgo? Autori così diversi perché già nelle serate di San Pietroburgo troviamo tre protagonisti molto diversi dal punto di vista culturale, sociale e anche religioso, pensiamo al cattolico e all'ortodosso, e poi soprattutto perché ci sono delle anticipazioni anche contro la iperspecializzazione del sapere. Nelle serate di San Pietroburgo abbiamo storia, politica, religione e filosofia. Quali sono i temi principali delle 56 frecce controrivoluzionarie di cui si compone il libro? Quello che le lega è il più conosciuto detto filosofico di Joseph de Maistre. La controrivoluzione non è una rivoluzione di segno contrario, ma è il contrario della rivoluzione. Quindi abbiamo cercato nel nostro libro di ritornare al centro e di ritornare alla realtà.